Parla tifoso partenopei. Benvenuti ad un altro video esclusivo dal nostro canale di notizie. Oggi abbiamo un aggiornamento importante sul mercato dei trasferimenti che promette di portare grandi emozioni a tutti noi. Il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna ha messo gli occhi su un giocatore francese e, con Antonio Conte in carica, le aspettative sono alle stelle. Prima di iniziare non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche. Ora, approfondiamo questa notizia. Con l'arrivo di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo, il Napoli inizia una nuova era di pianificazione strategica e di movimenti di mercato. Manna, noto per la sua capacità di individuare i talenti, sta già lavorando duramente per mettere insieme una rosa competitiva per la prossima stagione. La tua missione è chiara, rafforzare la squadra per soddisfare le esigenze tattiche di Antonio Conte. Antonio Conte, allenatore rinomato per la sua tattica rigorosa e la sua passione per il calcio, è pronto ad attuare una nuova filosofia a Napoli. Conte vuole una squadra solida difensivamente, ma anche agile e offensiva. Per fare questo sta cercando giocatori che si adattino perfettamente al suo schema. È qui che entra in gioco Jonathan Klaus, terzino destro che ha attirato l'attenzione di molti club europei. Jonathan Klaus, nato nel 1992 a Marsiglia, è un terzino destro che attualmente gioca per l'Olympique Marsiglia. Klaus si è distinto in Ligue 1 per le sue capacità difensive e offensive, essendo un giocatore versatile e dinamico. Con un contratto che dura ancora un anno, Klaus ha recentemente annunciato la sua partenza dall'OM alla fine di questa stagione, suscitando l'interesse di diversi club, compreso il Napoli. Secondo Telefoot, la valutazione di Jonathan Klaus ammonta a circa 15 milioni di euro. Questa cifra, seppur significativa, è considerata un investimento strategico per il Napoli, soprattutto se si tiene conto del cambio tattico che Conte intende attuare. In questa disputa, però, il Napoli non è solo. Anche altre squadre di Serie A, Ligue 1 e Premier League tengono d'occhio il giocatore, il che rende la trattativa ancora più competitiva. Klaus, con la sua capacità di giocare sia difensivamente che offensivamente, si inserisce perfettamente nello schema di Antonio Conte. Il suo stile di gioco consentirebbe al Napoli di avere maggiore flessibilità sulle fasce, fornendo più opzioni offensive senza compromettere la solidità difensiva. Conte, noto per i suoi moduli tattici 3-5-2 e 4-2-4, apprezzerebbe molto un giocatore con le caratteristiche di Klaus. Telefoot ha anche sottolineato che il futuro di Jonathan Klaus sarà deciso dopo gli europei del 2024. Questo dettaglio è cruciale, dato che molti club aspettano di vedere la prestazione del giocatore nel torneo prima di fare un'offerta ufficiale. Klaus, che ha il potenziale per distinguersi sulla scena internazionale, potrebbe vedere il suo valore di mercato aumentare notevolmente dopo il campionato. Per assicurarsi la firma di Klaus, il Napoli dovrà essere agile e strategico. Manna e Conte stanno probabilmente elaborando un piano che preveda una proposta finanziaria allettante, oltre a possibili incentivi aggiuntivi. Considerando la concorrenza, il Napoli dovrà muoversi rapidamente per assicurarsi l'accordo prima che altri club possano fare offerte superiori. I tifosi del Napoli, conosciuti per la loro passione e lealtà, stanno già reagendo alla notizia del possibile acquisto di Klaus. Molti tifosi vedono questa mossa come un segnale positivo che il club è impegnato a costruire una squadra competitiva e ambiziosa. L'opinione dei tifosi è sempre importante, poiché la community gioca un ruolo fondamentale nel motivare e supportare la squadra. Confrontando Jonathan Klaus con altri terzini che il Napoli potrebbe prendere in considerazione, vediamo che la sua versatilità ed esperienza in Ligue 1 lo rendono una scelta ideale. Altri giocatori potrebbero avere prezzi più alti o meno esperienza nei campionati competitivi. Klaus offre un equilibrio tra qualità, esperienza e rapporto qualità-prezzo raro nel mercato odierno. Mentre ci avviciniamo al mercato dei trasferimenti, i prossimi passi per il Napoli saranno cruciali. Il consiglio, guidato da Giovanni Manna, dovrà coordinarsi strettamente con Antonio Conte per garantire che tutti gli acquisti soddisfino le esigenze tattiche dell'allenatore. Il possibile arrivo di Klaus sarebbe un grande passo in questa direzione, ma il lavoro è solo all'inizio. Allora, tifosi del Napoli, cosa ne pensate del possibile acquisto di Jonathan Klaus? Sarebbe una buona aggiunta alla nostra squadra? Come vedi la competizione con gli altri club per la sua firma? Lascia le tue opinioni nei commenti qui sotto. Discutiamo e condividiamo le nostre aspettative per la prossima stagione. Non dimenticare di mettere mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna novità. La tua partecipazione è essenziale per la crescita del nostro canale e per mantenere questa community vivace e unita. Grazie a tutti per aver guardato fino alla fine. Continuate a seguire il nostro canale per notizie sempre esclusive, approfondimenti e tutto ciò che coinvolge il mondo del Napoli.
La tua interazione e il tuo supporto fanno la differenza. Restate sintonizzati per i prossimi video e, ancora una volta, Forza Napoli sempre!